Meeting Rimini 2013. Emergenza uomo. Dal 18 al 24 agosto, Rimini Fiera. Siamo qui con Bernard Schulz, presidente della Compagnia delle Opere, e vogliamo subito con lui guardare la situazione odierna. Al meeting si è parlato molto di emergenza uomo, un'emergenza economica, ma non solo. Come guardare questo tempo storico che stiamo vivendo? Certamente abbiamo a fondo di questa crisi economica e finanziaria una crisi della persona. Abbiamo la crisi di persone che si sono rassegnati, che si sono anche rifugiati nella protesta pura, perdendo quindi la loro capacità di iniziativa, di intrapresa, e quindi non giocando più tutti i talenti di cui sono capaci. Poi evidentemente, andando più in fondo, possiamo anche vedere che la crisi stessa ha le sue origini in una concezione di persone che cerca tutto subito, nel profitto, nella non capacità di un percorso lungimirante e quindi di una riduzione dell'economia alla finanza. Noi abbiamo cercato di affrontare questo portando alla luce il problema, ma al contempo anche esempi di come questa crisi può essere superata da tante persone che parlano qua al meeting, raccontano come affrontano nelle loro cooperative sociali, nelle imprese, nelle scuole questo problema, e come fanno crescere la capacità dell'uomo nella sua libertà di esprimere anche la sua iniziativa, la sua creatività. Si parla anche di indici di ripresa, però il quadro rimane sempre un po' fosco. Come la Compagnia delle Opere vuole affrontare questo tempo? Allora, noi abbiamo da anni oramai affrontato questa crisi con tre modalità principali. La prima, formazione. Più i tempi diventano difficili, più la gente deve conoscere i problemi e deve avere la capacità di una gestione finanziaria oculata, lungimirante, sia delle opere sociali sia delle imprese. Abbiamo bisogno di formazione per quanto riguarda la conoscenza dei mercati italiani, esteri, la capacità di migliorare i processi produttivi, di usare bene la tecnologia. Questo è il primo pilastro. Il secondo riguarda invece la internazionalizzazione. Noi sappiamo che tutte le imprese che vanno bene o diciamo un po' meno male di altre in questo periodo sono tutte imprese che in qualche modo lavorano con l'estero. Questo non vuol dire delocalizzare, ma creare partnership a livello internazionale. E quindi abbiamo molto insistito su questo fronte. La terza questione è la creazione di reti. Questo riguarda proprio tutti. Noi non possiamo pensare che aziende di piccolissime dimensioni sono in grado di affrontare la sfida della globalizzazione come la vediamo in questo momento. Dobbiamo metterci insieme, dobbiamo creare sinergie. Le modalità sono diverse: c'è il contratto di rete, c'è lo scambio, il semplice scambio di informazione, c'è la creazione di consorzi. Io non sto parlando del come, sto parlando dell'obiettivo. L'obiettivo vuol dire lavoriamo insieme per superare i problemi che le piccole dimensioni inevitabilmente ci creano. Ad accentuare questo stato di crisi viene imputata a volte anche la politica. Cosa dovrebbe fare per aiutare le imprese e soprattutto per un suo rinnovo interno? Allora, prima di tutto, per essere proprio chiaro su questo momento storico, l'Italia ha bisogno di un governo stabile. E quindi questo è il primo punto. Poi questo governo deve fare in fretta delle riforme, che sono soprattutto riforme per quanto riguarda il sistema fiscale, che pesa troppo sulle famiglie, sul lavoro e sulle imprese. Sono ben cosciente che si tratta di una riforma graduale, perché non è che in questa situazione di debito pubblico esagerata possiamo pensare di creare un sistema fiscale del tutto diverso di quello esistente, ma una riforma graduale va assolutamente affrontata da subito, anche per dare un orizzonte verso il quale ci si impegna. Secondo, abbiamo bisogno di riforme del mondo del welfare. Non è possibile pensare che il mondo del welfare possa andare avanti solo basato sulle forze dello Stato. Dobbiamo creare sinergie fra il privato sociale e il pubblico. È possibile quindi oggi, davanti alla situazione odierna, fare ancora impresa? Come e quale consiglio vuole dare anche ai piccoli imprenditori che ascolteranno la sua intervista? È possibile fare impresa. Noi in questo meeting abbiamo sentito tantissime testimonianze di imprenditori che in questo momento si impegnano e anche con grande difficoltà portano avanti le loro imprese. Che consiglio do? Il primo consiglio che do è: quando arrivi a un punto dove tu pensi di non farcela più, chiediti con grande sincerità con chi altro potrai farcela. Questa apertura
verso nuove alleanze, verso una collaborazione con altri, l'apertura di lasciarsi suggerire, l'apertura a cambiare la propria impresa è fondamentale. Cioè chi si trova in situazioni difficili deve aprirsi, mentre istintivamente tende a chiudersi, forse anche a rassegnarsi, si deve aprire. Questa è la parte più importante, perché altrimenti nasce la paura e la rassegnazione. E la seconda questione, vada a confrontarsi con le associazioni dalle quali fa parte. Non sto parlando solo della Compagnia delle Opere, sono tantissime altre associazioni che offrono servizi, che offrono consulenza, che offrono prospettive. Così le associazioni stesse sono anche rivitalizzate, perché noi non possiamo pensare che un sistema imprenditoriale possa esistere solo basandosi sulle forze individuali di ciascuno. Infine, quale notizia vorrebbe Bernard Schulz che giungesse alle imprese? Che creino occupazione, soprattutto per i giovani. Io vorrei che le nostre imprese diventino luoghi dove i giovani possono fare scuola, scuola professionale, dove possono imparare un mestiere e possono acquisire competenze che gli permette di avere sempre un lavoro, anche se non avranno un posto fisso per tutta la vita, perché il futuro sarà così, che difficilmente uno avrà un posto fisso per tutta la vita, cambierà diverse volte il suo lavoro. L'importante è acquisire un bagaglio di competenze che gli permette questo. Noi, a proposito di politica, chiediamo che questo governo facilita l'apprendistato in modo che diventa una possibilità per tutti, e la via maestra perché i giovani imparino di fare un loro mestiere per sé e per il bene di questo paese. Meeting Rimini 2013, emergenza uomo, convegni, mostre, spettacoli e sport, spazi per i più piccoli e mille occasioni per stare insieme. Tutto. Tutto l'entusiasmo di tutti questi giovani. Detto. Взаимо понимание. Ananel. Dialogue de lot. Qui si vede questa amicizia. Lognat sangenici. Lo spirito dei giovani. Very amazing. Nugget Messaha. Niente insegnamento per il resto dell'anno. C'è un solo posto dove trovi tutto questo, al Meeting di Rimini, più vicino di quanto pensi. www.meetingrimini.org. Seguici anche su Facebook e Twitter.